E ciao ragazzi e bentornati sul canale, io sono Mizar e rieccoci con The Last of Us parte 2. Ci troviamo nei panni di Abby e Lev, siamo a Santa Barbara e stiamo cercando il 2425 di qualche abitazione. Non so perché siamo qui, ricordo che comunque nell'acquario Abby parlava con Lev vicino alla mappa dicendo che sarebbero andate a Santa Barbara. E niente, adesso siamo qui, cerchiamo questa abitazione e vediamo cosa c'è al 2425. Apparentemente sembra anche tutto tranquillo, quindi meglio così. Non abbiamo rogne. Aspetta, 24-17, fuochino. ok. Fuoco, io sto già sudando. Sei sempre il solito. Ehi, fuori c'è qualcosa. Cosa? Ah, ok. Sulla sinistra. Ci sono dei runner. Vabbè, dai, nulla di problematico. Madonna, l'inventario però è veramente misero. E non posso fare niente. Va bene, dai. Non è un problema. Cioè, alla fine, ragazzi, sono dei semplici runner. E ci hanno anche droppato un po' di roba. Li sistemiamo senza problemi. Tu non droppi niente? No. Dove è andato Lev? Ah, è qui. Allora, continuiamo a cercare. Visto che stiamo, diamo anche un'occhiata nelle abitazioni. Ho la torcia. Calma, calma. Cioè, io sono entrato qua. Madonna, Lev, mi hai fatto spaventare. Ok, vediamo se posso creare. No, i coltelli non ancora. Vabbè, i clicker comunque li possiamo anche evitare. Credo non ci sia nient'altro qui. Merda. Calma. Vabbè. Lasciamolo perdere. No, ragazzi, non rischiamo di creare casino. Magari ancora ce ne sono di altri vicini. Evitiamo. Anche se sembra che era solo quella casa, quella infestata. Ok, è tutto a posto. Forse. Questo garage semiaperto. Vediamo. Non c'è niente. Pare sia tranquilla questa casa. Come sempre, esploriamo. Sembra abbandonata da anni, come tutte le altre case. Vabbè, Continua a Lev, dove cercare. vivevi tu fino adesso?
È normale che sono abbandonate. Hanno dipinto gli interni come fossero all'aperto, ma le piante non sono fatte così. E vabbè, magari vedi, vivevano dentro casa e per avere un poco di natura dipingevano le pareti. Qui non c'è niente. Questa che è? Credo non sia delle altezze di Sasha. Bottiglia ce l'abbiamo. Ho bisogno di forbici. Va bene anche questa. Per creare il silenziatore. Vediamo, posso farlo? No, non posso farlo. Quattro venticinque Constance. La casa è questa. Ah, ok. Ok, ma non c'è niente. Come fai a dirlo? Aspetta, non ho visto se c'era qualcosa dietro. Ruota. No. Ok, abbiamo trovato la casa così per caso, neanche me ne ero accorto. Prima di andare fuori qua c'è un'altra porta che volevo vedere. Vediamo se è aperta. Che era questa qui. Chiusa. Forse c'è un altro ingresso. Da fuori, Stai sicuramente. diventando ottimista. Cerco solo di aiutare. E quando mai non aiuti? Qui che c'è? Ah, questo è l'ingresso che diceva Lev. Dai, è carino però. Buono, buono, raccatta, raccatta. Però ragazzi, quanto mi sento di fottere di aver perso lo zaino nel villaggio dei Serafiti, mamma mia. Però, con la piscina. I vecchi proprietari vivevano bene. Vediamo il capanno. Ma forse... È tutto vuoto. Già, ho la stessa sensazione. Vabbè, comunque qualcosa da raccattare c'è. Oh, ecco, forbici. Ricordi il nostro bagno in piscina? Quando stavamo precipitando verso morte certa? Ah sì, il Sì, mi ponte. sovviene qualcosa. Se ti fa sentire meglio, anch'io ho pensato di morire. No? Vediamo questa finestra. Credo sia la stanza chiusa, sì. Sì. Nada. Niente, davvero. Ok, Non può munizioni al essere. massimo. Al massimo, non posso creare comunque niente. Beh no, crea questi che servono come il pane e basta così per adesso. Questa è la porta che è sbloccata. Non lo so, usciamo di qua. Usciamo di qua per andare da nessuna parte. Vabbè, non lo so, usciamo fuori.
Lev, qui abbiamo finito. Ok. No, aspetta. Dove stai? Ah, ecco. Hai trovato qualcosa? Ah. Bravo, Lev. Una porta segreta. Dei segni. Spostati. Bene, bene, bene. Ehi là? Non credo che se ci sia qualcuno sia ancora vivo. Però andiamoci con cautela. Qui non viene nessuno da tempo. Purtroppo devo darti ragione. Nel complesso si erano sistemati bene. Piglia la bottiglia, piglia il fazzoletto. Praticamente hanno creato una specie di bunker sotto la casa. Guarda, zona, tipo zona ospedale. Sono rimasti qui a lungo. Ah no, docce, docce. Quella è la doccia, giusto? Sì. Una radio. E sembra che funzioni ancora. Batterie. Avevano la corrente. Cerchiamo in giro. Aspetta, ma io ho visto... Vabbè, se segui, basta che segui i fili, teoricamente. Però avevo visto il generatore all'entrata. Questo qui. No, eh? E cerchiamo. E niente ragazzi, sono un deficiente. Praticamente ce l'avevo qui sotto gli occhi. Ho girato l'intera casa, invece stava qua l'interruttore. Oh. Pannelli solari. Ah. Vediamo se funziona la radio. Questa frequenza è ancora in uso. Qui... Vedi un elenco chiamate. Un cosa? Una breve lista di numeri e lettere. Fanculo. Qui Abby da Santa Barbara. Mi ricevete? In attesa. C'è nessuno? Che cos'è? San Diego, Big Sur, Catalina. Questa frequenza è ancora in uso. Qui Abby da Santa Barbara, mi ricevete? Questi sono avamposti delle luci? Non lo so. Può essere. Qualcuno mi riceve, pronto? Questa frequenza è ancora in uso. Qui Abby da Santa Barbara. Pronto? Pronto? Questa frequenza è ancora in uso. Pronto? Qui Abby da Santa Barbara. Qualcuno mi sente?
Se mi sentite, rispondete. Cioè, ragazzi, ho l'ansia io nella speranza che qualcuno risponda. Rispondetevi, prego. Cioè, è questo il bello di questi giochi, che ti trasmettono l'ansia. Mi sentiamo forte e chiaro. Attenzione. Dove sei di preciso a Santa Barbara? 2425 Constance. Ci hanno segnalato una base, ma questa è abbandonata. Stiamo cercando le luci. Io sono una luce. Dov'è riassegnata? A un avamposto di Salt Lake. Chi gestiva la base? Il dottor Jerry Anderson. Era mio padre. Caspita. Abbiamo evacuato le stazioni ausiliarie e trasferito tutti al quartier generale. In quanti siete lì? Siamo circa 200 al momento. Ogni mese arriva qualcuno. Owen lo diceva. C'è posto per altri due. Dove vi troviamo? Sull'isola di Catalina, nel grande edificio a cupola di Avalon. Vi troveremo noi. Ok. Ok, ci vediamo presto. Passo e chiudo. Non vedo l'ora. Auguri, Abby, da Santa Barbara. Passo e chiudo. Beh, forza, dai. Torniamo alla barca. È un bel risvolto questo. Sì, ok. Avevi ragione. Come, scusa? Perché vuoi farmi ripetere che mi sbagliavo? Perché mi fa sentire meglio. E perché non capita quasi mai. Minchia! Lev si è nascosto, bravissimo. Madonna santa! Basta! Cioè, mo che cazzo sono questi? Legarla. Vieni qui. Ma Lev? No, non mi dire che anche Lev. Sei pronto? Che vuoi fare? Aspetta! Ma che cazzo! A posto. Dove sta il ragazzino? Cioè, se gli hai fatto un trauma cranico... Cioè, io ti ammazzo. Mi sono affezionato a lei. E anche a Abby. Accidenti. Una gran bella preda, eh? Mamma mia, ragazzi. Mamma mia. Quando pensi che va tutto bene, all'improvviso succede un casino e ti ritrovi di nuovo punto e a capo. Ma questa è la barca di Owen, sembrerebbe. Comunque rieccoci con Ellie, abbiamo switchato di nuovo, quindi tra poco ci salutiamo. Dove sei andata? ...2425 Constance. Sì, deve essere questo. Mi sta passando per la mente una strana idea, che adesso ve la dico. Fatemi dare un'occhiata in giro. Le informazioni affidabili che avevo ricevuto in cambio del pesce si sono rivelate infondate. Nonostante le continue battute d'arresto, sento ancora che le luci sono a Santa Barbara, da qualche parte. Sto immaginando l'espressione di sufficienza che faresti ascoltandomi. Piantala. Ho un'altra pista da seguire nei sobborghi. Augurami buona fortuna. Ero seduta con Lev accanto al fuoco, a fissare le onde, e ti ho pensato. Gli ho raccontato quella tua stupida barzelletta con la nonna in skateboard. Ha riso talmente forte da sputare il pranzo. Non l'avevo mai visto così felice. Mi manchi.
Qui ti sarebbe piaciuto, nessuna città, solo piccole carovane che fanno su e giù lungo la costa. Dicono tutti che Santa Barbara è maledetta, una sorta di triangolo delle Bermuda. A me piace. L'altro giorno ho visto una foca piena di macchie. È il tuo modo karmico per irridermi? Mamma mia, gli manca tantissimo Owen. Quindi sì, questa è la barca di Owen. Allora, usciamo fuori. Quindi no, la barca non l'ha rubata Ellie, ce l'aveva Abby e Lev, infatti hanno detto torniamo alla barca, quindi qua è Ellie che si è avvicinata alla barca e ha letto la lettera e tutto il resto, quindi si sta avvicinando a Abby. Ora ragazzi, mi sta saltando in mente un'idea, ovvero che Abby è stata catturata e quindi di conseguenza Ellie va per ucciderla, però adesso la salva, quindi non lo so. Mi sta balenando questa idea nella testa. Ma comunque lo vedremo nel prossimo episodio. Come sempre, ragazzi, io vi invito a mettere like, a iscrivervi al canale, a commentare il video. Supportatemi la serie, supportate il canale e vi dico grazie per questo. E noi ci rivediamo in un prossimo episodio. Un saluto da Bizzarra Gareth. Ciao, agliù!